Viale Marconi invasa di spazzatura, non si può neanche più uscire dall'abitazione. Dunque, qua siamo a Rione Marconi, numero 7, corpo 4, scala B, come risulta vecchio dato del comune, però è da mese che non viene ritirata la spazzatura. Con tante reclami che abbiamo fatto, però nessuno viene. A volte passano la mia, la lasciano e non viene nessuno a controllare, anche perché ho avvisato tante volte a Piazza Duomo, la Piazza Italia, sono andata per vedere com'è la cosa e nessuno interviene. Noi non possiamo più vivere, abbiamo pagato le tasse, abbiamo pagato la spazzatura, ancora sto aspettando la spazzatura, il saldo pagato due volte per la fretta, come dice il sindaco, di pagare la spazzatura perché doveva pagare gli operai, e ancora dal 2019 non ho avuto il rimborso e noi siamo qua ancora ammucchiati con tanta di spazzatura. E questa è la città metropolitana? Dobbiamo pulire solo il corso Garibaldi, puliziamo, andiamo a fare la pulizia a mare in pieno inverno e non possiamo scaricare la nostra nella discarica, visto che c'è un tot quintalaggio che devono scaricare al giorno. Questo è il rispetto verso i cittadini. Tutta la politica ci sta prendendo in giro. È inutile che facciamo chiacchiere al vento quando nessuno interviene. Qua chi è responsabile si dia una mossa. Non è che fanno la spola i camion sul corso Garibaldi e sul lungomare e qua la spazzatura ci viene ammucchiata tutti i giorni. Questo diciamo che è una zona un po' lasciata. No, siamo in abbandono totale, non ci sono controlli da parte del comune, non dalle autorità militari, non possiamo stare nemmeno dentro più. Cioè, in queste condizioni è invivibile la situazione, perché vorremmo una volta, visto che il sindaco dice che con i cittadini, che viene una volta per tutte qua e si renda conto della situazione, come ci ha abbandonati. È inutile che si nascondono, devono uscire fuori e venire qua. Tante volte l'ho invitato a venire qua, c'è dall'altro lato, c'è la spazzatura dal 2019 ammucchiata là, dall'altro lato. Spazzatura che non viene raccolta, hanno preso una parte là. E noi siamo combinati in questo modo. Persone nella civiltà, ora nel 2021, siamo costretti a vivere così, con le persone oneste che pagano le tasse. Vogliamo delle risposte subito e urgenti. Invito la magistratura a intervenire perché qua c'è qualcosa che non funziona. Chi è responsabile deve saltare la testa fuori, perché non è possibile andare avanti così. Spero che venga qualcuno e ci metta un po' a vivere nelle condizioni più civili possibili.